che si riconosce per come ci si è accompagnati, no? Tutto il problema a casa, il problema della famiglia, il problema economico e tutta questa serie di cose, insomma, che hanno poi rafforzato quella che è la situazione a cui si è arrivati. Aspetto il decimo anno che vengo a questo convivio natalizio con voi, anche perché ho sempre apprezzato il lavoro che fate e che continuerete a fare. Purtroppo viviamo un momento di caos generale. Io non l'ho mai visto in 40 anni che sono in comune, dal 70 la prima volta, 43 anni, non ho mai visto un caos come adesso. La burocrazia che impazza, ha accennato Franco prima alla problematica delle assegnazioni dei lavori, ti assicuro che quest'anno faremo a modo mio, cioè faremo, che è bella ma anche brutta, è la proprietà della caserma Magnolini, dovrebbe dopo 40 anni venire al comune, dovrebbe venire al comune, ecco, mi fa paura, cioè personalmente adesso mi fa paura perché prendiamo in carica uno stabile, una cubatura che se non si è più che oculati a sapere cosa vogliamo fare andiamo a rovinare, ecco, anche lì noi abbiamo pensato a voi. È una struttura che potreste far parte anche voi, lavorando insieme all'amministrazione e anche a voi come agricoltore, io penso che si possa fare un progetto che serva a noi e serva al servizio della cittadinanza. Qui non ho l'acqua potabile, è giusto, passano sottoterra e qui non ho l'acqua. Ho fatto questa premessa per così. Prima di dare la parola a Silvano, che ci ha seguito tanti anni, che conosce il nostro paese dall'inizio, è stato un mentore del nostro fenomeno, questa esperienza tra riguardo delle cooperative sociali che abbiamo subito nella città, è il quindi non architetto. Non architetto. Spero che il sindaco, nell'ultimo colpo di coda, il sindaco Mangagliano, nel suo colpo di coda finale, rispetto a tutto quello che ha già fatto, ascolti anche quello che l'amico ha detto e che risolve i problemi degli inquinamenti, delle falde, che sono una cosa importante. In modo particolare gli amici zingari, qualcuno degli amici zingari, con i quali ogni tanto ci siamo sentiti, ci siamo anche scontrati, però penso che il rispetto reciproco non solo dei ruoli, ma della persona, penso che abbia prevalso su tante altre cose. Grazie per quello che avete dato a me e ripeto, vi auguro un buon Natale, a chi ci crede al Natale, buone feste in ogni caso e speriamo di rivederci. Grazie. Grazie Silvano, naturalmente terremo buona nota di questa disponibilità. Anche mio amico Massimo Piva ti ricorda nelle sue preghiere, stava bene, ma l'importanza dell'esperienza di Brescia, ma non solo a livello bresciano, ma a livello nazionale. No? Mi sono trovato un corso a Monza, la scuola agraria di Monza, un mesetto fa, e quando io parlavo delle cooperative che sono inserite, che ci sono a Brescia, che fanno lavorare almeno fino a due anni fa una cinquantina di persone rimanevano a bocca aperta, no? Ecco, questo per far capire a tutti noi l'importanza che ha questo lavoro. E comunque per me non è la prima esperienza in cooperativa, però questa è diversa dalla precedente e per il momento sono 3 mesi, io mi sto trovando molto bene. Mi sto trovando molto bene con tutti i miei colleghi, sono tutti zingari. Mi sto trovando molto bene, è una bella esperienza quella che sto facendo.
per me è rinizio un'altra volta di una nuova vita. Ci ho già provato due volte, questa è la terza, ma penso e ne sono convinto che questa è quella decisiva. Vi ringrazio, auguri buon Natale di fine anno e il 2014 sia più buono per tutti, ma non solo per noi, per tutto il mondo. Cooperativa, gli amici, sono contento, vi sto riprendendo piano piano anch'io, perché non è facile andare avanti, non è facile a riprendere come una persona si deve riprendere abbastanza bene, però sono contento e auguri a tutti quanti. Sono veramente contento di vedere voi e tutti, anche di Brescia soprattutto, e poi anche gli nuovi lavoratori di Gagliano. Per Natale mi sa di oggi abbastanza andare. Dove? Anche Santo Stefano dovrebbe essere. È il nostro campo! Bravo, bravo, bravo! Vado su, guarda. Non vai. Forse lo sciare un